patatine! Buon pomeriggio, perché sono già le due. Mi mettete nella cameretta perché oggi mi alleno, mi faccio la sclette, vedo di fare un po' di esercizi tramite il computer. Vedo di farlo tramite il computer, spero che sono a fuoco. Comunque, sì, sono a fuoco. E mio marito sta a lavoro, si è nattato, che erano mezzogiorno e qualcosa, l'una meno qualcosa. Comunque, hai turno del pomeriggio. Lui si è nattato a lavoro e io subito mi sono messa all'opera a fare servizi. E tutto il resto che comporta fare una donna in casa. Ho finito da poco, l'ho fatto pure la cagnolina, ci ho fatto il bagnetto e ora in opera a farmi gli allenamenti. La dieta procede che è una favola e sono curiosa di me perché la dieta sta tanto bene e tutto. E stamattina dal cinese mio marito mi ha comprato, che io l'ho sempre voluto, il top. Questo qui, che questo top fatto in questa maniera. Fatta così, questo è top. E in più ci sono questi pantaloni. Aspettate, allontano un po' il zoom. Ecco qui. Questi pantaloni. Che mi va benissimo. Non è a pinocchietto, non mi arriva sotto al ginocchio, ma sopra al ginocchio. È completo per fare gli allenamenti. Infatti io ora mi preparo e vado a fare gli allenamenti. So che questo video verrà piccolo, troppo piccolo, però vi devo fare un paio di aggiornamenti perché me l'avete chiesto. Aspettate che sommo un po'. Ecco, allora, la teta si è andata benissimo, sono dimagrento, però non vado più dalla nutrizionista. La dieta che mi ha dato la nutrizionista tempo fa, il mese di giugno, però non ho fatto più da lei perché comunque, ragazzi, parliamoci che ci capiamo, i soldi ci vogliono quando vai in mano alla nutrizionista, perché lei all'inizio mi faceva entrare ogni 15 giorni. Io ho iniziato a giugno a andare dal nutrizionista, giugno e luglio lei ogni 15 giorni. Poi quando è tornata dalle ferie, mese di agosto, tutti i mesi di agosto non ci siamo visti, comunque ho continuato a dimagrire e tutto. Quanto
ci siamo viste a settembre, lei mi disse che ci dovevamo vedere ogni settimana. Ogni settimana 40 euro. E sinceramente, a cacciare, non a cacciare, ma come vi posso far capire? Comunque, ogni settimana a paccare lei, io intanto accetto il PC, perché dopo voglio caricarlo e mandarlo online in questo video. Metto il mio alleno e logicamente pagando ogni settimana 40 euro, mi capite che non è facile? Perché allora, tra la spesa che aspettate un attimo. Scusatemi un attimo. Eccomi qua. Tra se quanto facendo la spesa copiandomi le cose per la teta che lei mi aveva scritto e facendo e la teta lei è andata da lei ogni settimana. Scusatemi un attimo. E facendo la teta ogni settimana. Scusatemi, sono preparata. Mio marito mi ha mandato un messaggio. Allora, diciamo, ogni settimana 40 euro a lei. Però in più comunque fare la spesa separata per me e per mio marito. Io attualmente faccio la spesa ora per me e per mio marito separata, che comunque io compro quello che ho sulla dieta e spento 100 euro tra vettura, canne, pece, tra canne, pece, vettura, occulto, tutte le altre cose che ho sulla dieta, io spengo 100 euro. 100 euro per fare la spesa per me, per tutto il mese. Mo togliendo l'acqua, che ho l'acqua, la copro quanto mi finisce, l'acqua vita snella, perché purtroppo prevento altri tipi di acqua, io urino di meno. Prevento vita snella, urino molto molto di più, urino. Poi ora così è, facendo la spesa all'epoca a settembre ogni settimana e andare dal nutrizionista ogni settimana, a me non ce la facevo più con 100 euro fare la spesa tra e là, ci volevano molto di più, perché logicamente 40 euro solo a lei e un altro 50-60 euro per fare la spesa settimanale. Poi i mesi
ottobre decisi di fare la spesa una volta al mese per me, per la teta, e vedere come andavo. Mi sono trovata bene e sto continuando a fare una volta al mese la spesa per me, per la teta. A volte sì, scalo, perché logicamente molte volte organizzo pizza, papà rustico con la mia amica, che per me è una sorella. Non siamo sorelle di sangue, ma sorella acquisita, ma è come una sorella per me, e la amo da morire. E le mando un bacio, però non lo so se lo guarderò oppure no questo video. Allora, vado a scalare la teta, non è che la seguo sempre, però non mi lamento, che comunque sto dimagrendo, sto bene. E questo, ragazze, io vi mando un bacio, perché comunque da quanto era piccolo che veniva 2 minuti questo video, è venuto chilometrico, perché dura quasi 12 minuti. Comunque vi mando un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!